Ecco, in questa presentazione a Villa Fenaroli a Rezzato, in provincia di Brescia, China Car Company e di FSK avete parlato anche del prossimo futuro quando arriverà una vettura, un quadriciclo in realtà, a trazione elettrica, e di questo ovviamente noi siamo molto interessati. Sì, tutti sappiamo che il futuro almeno dovrà essere quello dell'elettrico. Noi pensiamo che io sono convinto che il plug-in l'ibrido possa essere l'ideale, senza dover arrivare per forza alla totalità del prodotto circolante elettrico. Sono altrettanto convinto che per la mobilità cittadina invece l'elettrico sia la soluzione ideale. E quindi abbiamo optato per questo quadriciclo che è della DFSK, in Cina viene venduto come vettura, noi l'abbiamo ridotto come potenza e come caratteristiche per poter essere omologato quadriciclo, perché il quadriciclo inizialmente era per i ragazzini e per i ragazzi di 16 anni. Con queste caratteristiche, soprattutto i quattro posti e l'autonomia, il fatto di avere degli airbag, di avere ABS, aria condizionata, diventerà una seconda macchina per la mobilità cittadina, con un'autonomia importante che non è costringe a dover ricaricare quotidianamente. E sono convintissimo che sia il futuro della mobilità nelle nostre città. Sì. E l'ultima domanda, quando arriverà? Allora, è già sulla nave, quindi arriverà fra 30 giorni, quindi poi passerà alla CETOC per l'omologazione. Io penso i primi mesi del 2025, quindi gennaio, febbraio, dovrebbe essere immesso sul mercato.